espresso per primo le sue perplessità a uomini che erano molto vicini a lui anche personalmente, un uomo che per primo ha chiesto pubblicamente se c'era il piano B, se l'Italia aveva il piano B, e quest'uomo è il professor Paolo Savona. Buonasera. Sono d'accordo con Barra Caracciolo che quello che viviamo è il piano A. Però ritengo che per passare al piano B occorre prima riflettere, e non c'è stato ancora un tentativo serio, di cambiare le condizioni di operatività dell'Unione Europea. Recentemente sono stata a Bruxelles e ho esposto i concetti che mi accingo a esporvi da pagina 9 in poi del mio appunto preparato per l'occasione che do agli organizzatori, e al termine della mia esposizione un direttore generale della Commissione ha detto: "Ma io potrei anche essere d'accordo con quanto Savona ha detto, ma il suo governo non ha mai chiesto queste cose. Cioè, noi non abbiamo chiesto di aprire una trattativa su alcuni punti precisi e direi ci siamo dedicati a argomenti marginali, come l'ultimo in corso attualmente, per la maggiore flessibilità di ottenere 0,2-0,3 in più di deficit pubblico, e quindi abbiamo sprecato le energie su temi che non risolvono il problema di fondo". E non parlo come studioso, io ho vissuto nel corso della ormai lunga carriera parecchie crisi, dal 63, prima crisi della bilancia dei pagamenti, alla crisi del 71 con la fine dell'accordo di Bretton Woods, alla crisi del 74 della crisi petrolifera e così via, fino a trovarmi addirittura proiettato, cosa che in vita mia non avrei mai pensato, in un governo dopo direi un momento in cui il fallimento politico aveva assunto forme direi in mano alla magistratura più che in mano alla politica. Credo quindi di portare a questo incontro il peso delle mie esperienze, non solo dei miei studi. E direi questo piano A che andrebbe richiesto esplicitamente e che circola, ogni tanto si legge da qualche parte un pezzetto, però non c'è un piano organico che poi trovi un governo disposto a portarlo a Bruxelles. La stessa anche posizione che molti partiti hanno preso uscire dall'euro deve passare attraverso la presa d'atto che in effetti un paese di 60 milioni di abitanti non è più in grado di combattere con paesi che hanno oltre 1 miliardo di abitanti, con più di un paese o con aree che ci hanno altrettanto. E quindi il discorso di un'Unione Europea, dal punto di vista logico, dal punto di vista della costruzione del sistema che ci consenta di competere con queste forze, direi, non è venuto meno. L'istanza resta, l'istanza dell'Europa resta. La realtà è che ovviamente affinché l'istanza si traduca nell'obiettivo che era la base dei primi accordi fin dal dopoguerra, quello di pace e di benessere, che poi sono in dettaglio esplicitato nell'articolo 2 del Trattato di Lisbona, queste istanze restano vive. Quindi il passaggio al piano B è, direi, la decisione che il tentativo di dare all'Europa
una posizione che si merita nel contesto internazionale, una posizione geopolitica, è fallita. Quindi il piano B è, direi, la certificazione notarile della fine del disegno che ha dietro, vi ripeto, una solidità logica ed empirica. E vengo al piano A, la faccio breve, sarò un po' noioso, però alla fine dobbiamo combattere per innanzitutto proporre, trovare un governo, trovare una forza politica che la proponga e che a un certo punto si faccia dire eventualmente di no, se possibile no, ma se viene detto no, allora deve avere in tasca il piano B. Perché il dovere dei gruppi dirigenti, e io cito alcun esempio, ho citato addirittura l'esempio durante il servizio militare, io ero membro di parte del piano OP, Ordine Pubblico, che poi aveva dietro, l'abbiamo preso dopo, l'operazione Gladio, ma c'era direi nello Stato un'organizzazione, e io come comandante di un plotone avevo il compito di riconquistare la RAI di Genova se cadeva in mano agli insorti. E quando ho fatto il servizio militare ci davano un manuale che noi dovevamo conoscere, preciso, esistava un manuale. E così esistevano in ogni campo i manuali. Le leggi, in effetti, i regolamenti, servono di fronte ai casi di crisi. E quindi il piano B è una necessità che prescinde dal ragionamento che io finora ho fatto. Creiamo un'Europa, se non ce l'avete, allora mettiamo il piano che prevede il fallimento. Il primo punto, dato che l'istituzione principale attualmente operante in Europa, e abbiamo sentito alcuni commenti, è la Banca Centrale Europea o l'Eurosistema. E quindi occorre attribuire alla Banca Centrale Europea tutti i compiti che hanno le banche centrali europee nel resto del mondo, in quel mondo con il quale noi dobbiamo competere. Quindi parlo della Federal Reserve, parlo della Banca d'Inghilterra, della Banca del Giappone e della stessa Banca Centrale, People's Bank of China, della Banca Centrale Cinese. E direi qua esiste una abbondante letteratura che nel corso dei secoli ha maturato, per cui le funzioni delle banche centrali sono tre: essere banca del tesoro, essere banca delle banche ed essere banca dell'estero. Nell'accordo, quello che ha ricordato Barra Caracciolo, nel piano A in azione, la Banca Centrale Europea ha solo il compito di essere banca delle banche. È proibito finanziare il tesoro, è proibito intervenire sul cambio, quindi non può essere banca dell'estero e deve avere solamente... Di fronte alla crisi che abbiamo vissuto, per certi versi è una crisi esogena, per certi versi, perché la finanza, la iperfinanziarizzazione di cui abbiamo parlato è presente anche in Europa, ma non è certamente responsabile di quello che è accaduto. La responsabilità ricade pesante nei confronti del sistema finanziario americano, soprattutto americano. Di fronte a questa crisi, praticamente la Banca Centrale Europea ha dovuto fare salti mortali per cercare di intervenire, inventando, direi, soluzioni che hanno addirittura generato reazioni a livello costituzionale in Germania, che hanno portato a dibattiti molto intensi, però, e questa è l'accusa che io rivolgo a Draghi, non c'è stato Draghi che ha detto: signori, mi dovete dare tutti i poteri affinché io possa esercitare le funzioni di banca centrale. Bisogna chiederlo. Vi risulta che c'è la Banca d'Italia o il governo italiano che ha mai chiesto questo? No. Rivolgono critiche marginali a destra e a sinistra. Il secondo punto è assegnare alla Commissione, sotto la vigilanza del Parlamento europeo, la creazione di un fondo comune di stabilizzazione finanziaria. È stato fatto qualcosa di simile sotto la pressione della crisi. Però, come al solito, quando la crisi è esplosa e tu non hai il tempo, subentri i ritardi con l'aumento dei costi, subentrano compromessi tra le diverse soluzioni da dare e il sistema poi
non funziona. La risposta che danno a livello gli europeisti dice: sì, abbiamo fatto qualcosa, abbiamo fatto il fondo salva banche, il fondo salva stati, sì, ma sono delle cose assolutamente insufficienti e poi attivabili con procedure talmente lunghe che ovviamente la crisi moltiplica i suoi effetti negativi. E naturalmente, per partire da questa nuova assetto, chiamiamola di politica fiscale europea, definiamolo in questo modo, occorre prima sistemare gli eccessi di debito pubblico che sono maturati nei diversi paesi. Vuol dire che il trattamento del debito pubblico è proibito andare oltre il 3, oggi voi sapete col fiscal compact dobbiamo azzerarlo, oppure superare o convergere verso il 60%, non ha funzionato. Allora bisogna fare operazioni come sono state fatte dopo la crisi del 1929-33, cioè bisogna creare presso la Banca Centrale un fondo di stabilizzazione e presso altre istituzioni, l'Italia inventò l'Istituto della Ricostruzione Industriale, l'IRI, bisogna cercare di sistemare il pregresso partendo dal punto di partenza previsto dal trattato, cioè tutti i debiti in eccesso al 60% devono finire nel fondo di stabilizzazione con gli stati che si accordano, come stanno facendo adesso in Grecia, per un rimborso possibilmente a babbo morto o proporzionale alle possibilità di rimborso del paese a tassi dell'interesse che proprio in questo momento sono nulli, e mi domando perché a un certo punto non ne ha approfittato l'Italia. Io nel mio ultimo libro intitolato J'accuse, il dramma di un'ennesima occasione mancata, io sottolineo, il mondo guazzava nella liquidità e praticamente i tassi dell'interesse erano zero. Nel primo accordo fatto dalla Grecia, la Grecia ha pagato tassi dell'interesse sul suo debito nei confronti delle istituzioni pubbliche, in particolare del Fondo Monetario Internazionale, voi non lo sapete, quest'anno il Fondo Monetario Internazionale ha coperto tutte le sue spese con i rendimenti sul debito pubblico che hanno nei confronti sul debito pubblico che la Grecia ha nei loro confronti. Vi rendete conto? L'istituzione internazionale che campa su un paese che muore di fame. Ma è mai possibile una cosa del genere? Quindi bisogna sistemare, e questo va richiesto. Vi risulta che un governo italiano, la Banca d'Italia, abbia mai chiesto un provvedimento di questa natura? No, non ci risulta. Non so se qualcuno sa di qualcosa di diverso, lo venga a dire. Terzo, nel trattato di Maastricht del 92, l'utilizzo della Banca Europea degli Investimenti in forma di Banca Mondiale o Banca Europea, la stessa direi assetto, era previsto esplicitamente. E anche qui è stata creata una Banca Europea degli Investimenti che aveva vincoli tali che non poteva operare, perché il suo rapporto capitale-debito deve essere entro alcuni margini. Se ha bisogno di maggiori risorse, come ne ha avuto necessità recentemente, bisogna aumentare il capitale, ma per aumentare il capitale della BEI ogni Stato deve partecipare pro quota, e quindi per partecipare deve andare in Parlamento a farsi approvare la legge. Così non funziona. È come la Banca Centrale Europea, è come la Commissione, la politica fiscale della Commissione che gestisce l'1% del PIL europeo. Così anche la BEI, che è uno strumento potentissimo. Lo strumento della Banca Mondiale nel dopoguerra ha avuto, soprattutto con Eugene Black, di cui ho rinnovato la memoria, ma a quanto pare questo paese a un certo punto non vuole neanche ringraziare che gli ha aiutati, a un certo punto ha avuto un ruolo molto, molto importante nel finanziamento delle infrastrutture, in particolare nel Mezzogiorno d'Italia. Il quarto punto fondamentale con cui io ho avuto discussioni con Mario Monti, che per 4 anni è stato responsabile, è l'armonizzazione fiscale. Non puoi avere il mercato unico con tante le legislazioni fiscali, con differenze settoriali fondamentali. All'inizio del suo mandato, Mario Monti ci ha provato. Poi, di fronte alle difficoltà incontrate, soprattutto dal lato dei governi, torniamo da qua, il governo italiano non ha mai insistito su questo punto, ha introdotto, siccome è un gran furbacchione, il problema della competizione fiscale,
dicendo che se introducevi, invece dell'armonizzazione, che sarebbe stata un'armonizzazione verso l'alto, come in effetti ha funzionato, la competizione fiscale avrebbe ridotto la pressione fiscale. Noi sappiamo che così non è. Quindi l'armonizzazione fiscale è il quarto importante punto del piano A. Il quinto è la introduzione, o meglio dire, perché recentemente era stato regolato, ma all'acqua di rose, comunque va introdotto come principio del piano A il divieto di mantenere surplus commerciali con l'estero al di là dei tempi e i modi concordati per il suo riassorbimento. Noi oggi ci troviamo con l'Olanda, che ha sempre da fare lezioni al prossimo, che ha un surplus di bilancia commerciale del 9%, e la Germania, che è intorno al 7,50% del PIL, con il mondo che se la prende con la Cina, che strilla, negoziano, urlano, e c'ha un surplus del 3%. E quindi a un certo punto abbiamo una situazione che noi all'interno dell'Europa non imponiamo il passaggio a una politica di espansione fiscale, quindi di aggiustamento del surplus di bilancio dei pagamenti, attraverso regole precise. Era stato introdotto il principio che i paesi membri dell'eurosistema non potevano superare il 6%, ma non fanno rispettare neanche questo. Anche su questo punto io non ho mai letto un rigo del ministro del Tesoro italiano, il quale in pubblico dice: noi non possiamo tollerare che voi ci chiedete il rispetto di regole senza che voi rispettiate non solo le regole che abbiamo concordato, ma addirittura i principi di sana gestione economica. Il sesto punto, un tema al quale io tengo in modo particolare, e che questo è un punto di principio, è che io stesso, quando c'è stata l'audizione in Parlamento per il semestre italiano, ho proposto la creazione di una scuola comune europea a tutti i livelli e una vera libera circolazione delle persone in ambito comunitario. Se vuoi costruire l'Europa, come dimostrano i fatti più recenti, tu devi passare attraverso una osmosi, una concentrazione delle varie culture, altrimenti non riuscirai mai a fare un passo avanti. E per quanto riguarda la libera circolazione, anch'io sono abbastanza sconvolto di quello che succede nel campo dell'emigrazione, ma se il pathos che tutti i giorni, anche oggi aprendo la TV, ponessimo lo stesso pathos per parlare dei milioni di disoccupati in Europa, la cosa mi sembrerebbe un tantinello più equo. Invece no, c'è la marcia per gli emigranti che oggi si è tenuta, qualcosa sacrosante, che a un certo punto quantomeno doveva essere accompagnato o a fianco per la marcia dei disoccupati. Questi sono i miei sei punti. Questi, il governo o la forza politica che pone chiaramente questi punti, si mette già in una posizione di legittimare la richiesta di un piano B che sia ben fatto e che va fatto. Un paese serio. La mia tesi è che se fra 50 anni, aprendo gli schedari della Banca d'Italia e quelli del Tesoro, si scoprisse che il paese non aveva un piano B, io penso che il giudizio che la storia dovrebbe dare ai ministri del Tesoro, ai governatori e ai ministri del Tesoro che sono succeduti, dovrebbe essere piuttosto serena. E nel mio ultimo libro, che mi sono permesso di citare, chiudo, l'ultima frase del mio libro dice: Draghi non si illuda, perché gli elogi della cronaca devono passare nelle mani degli storici, quindi quello che a un certo punto veramente conterà sarà ciò che dirà la storia su di lui. E veniamo al piano B, forse sto abusando del tempo. Allora, il piano B, che poi vedremo la proposta di scenari, che io conosco, che condivido, anch'essa è rapidamente ordinato in punti che io considero in ordine di importanza tecnica, perché il piano B è un piano tecnico, perché la forza politica del piano B nasce dall'evento di non accettazione del piano A, altrimenti è un puro e semplice piano tecnico. Ti chiami un direttore generale del piano B, gli dai il compito di organizzare questi punti, hai delle sottocategorie o delle persone che le curano e le mantengono in buono stato.
Il primo punto è preparare un piano tecnico per un ritorno immediato a una moneta nazionale che governi quantità, tassi e cambio estero. Quantità, tassi e cambio estero, le tre variabili principali, accompagnato da una direttiva per sistemare le posizioni di debito e credito interne e internazionali. Guardate, questo è uno dei problemi più gravi che ci possa essere. E anche qua il fatto che per l'eurosistema non si preveda una cosa del genere significa che l'eurosistema è come l'ha descritto Barra Caracciolo. Il punto B è molto importante, stipulare, cosa che la Grecia non aveva, alleanze internazionali con paesi interessati a proteggere l'autonomia politica dell'Italia, e noi siamo in una posizione strategica sia in Europa che nel Mediterraneo, e opporsi all'influenza del blocco di paesi che gravita sulla Germania, che forniscano questi paesi con le alleanze concreti impegni di fungere dal lender of last resort per fronteggiare la speculazione che si innesterebbe nella decisione di abbandonare l'euro. Quello che è successo alla Grecia. C. Creare un comitato di consultazione permanente composto dai principali leader bancari, di impresa e del mondo del lavoro, nonché economista, anche se non ce ne sono molti in circolazione che la pensano come me, con apertura ed esperienza operativa e prestigio internazionale per affiancare il governo nella transizione. Punto D, quarto, bloccare ogni incremento di tassazione fino al completamento del rientro nella normalità dei mercati finanziari e reali, e in particolare se viene fuori un'inflazione, Bagnai dice di no, ma è molto difficile che a un certo punto non venga fuori l'inflazione, soprattutto bloccare gli effetti della progressività delle imposte. Perché abbiamo l'inflazione va su e scattano le aliquote superiori, quindi bisogna governare non solo impedire l'aumento della tassazione per l'idea che poi se tu tassi la famiglia Agnelli hai risolto il problema, questo è un altro problema, il problema della distribuzione dell'equità distributiva. In sede di piano B evidentemente bisogna governare sia la crescita dell'imposizione fiscale, sia gli automatismi di crescita delle operazioni, delle tassazioni. Punto è prendere impegno di informare costantemente la pubblica opinione interna e internazionale delle scelte compiute e dei loro effetti sullo sviluppo. Questo è un passaggio delicato. Nel mondo in cui la democrazia è stata ormai trasformata in democrazia dei comunicatori, che ha preso il nome di mediacrazia o mediacrazia, se usiamo il termine italiano, il fatto di informare costantemente quello che tu fai, a un certo punto ha un ruolo molto, ma molto importante in un processo di attuazione del piano B. L'altro punto è sostituire tutta la dirigenza statale, come è stato fatto nel dopoguerra, dopo il fascismo, che ha mostrato una stretta dipendenza dalla influenza europea e scarso rispetto per la sovranità nazionale. Questo è un altro dei punti fondamentali. Mi avvio. Io ho concluso la mia esposizione. Voglio aggiungere alcune riflessioni. A conferma di questa costruzione che vi ho proposto, il piano A, che è una costruzione politica, che se non attuato fa scattare una costruzione tecnica che diventa essa politica, a conferma di questo tipo di costruzione che ho in mente è che dovete tenere presente che le implicazioni di quello che vi ha detto Barra, che ci ha detto Barra Caracciolo, è che oggi è impossibile uscire dall'euro, come dimostra si è costruito un sistema, e questo è il giudizio che debbono essere dati a coloro i quali hanno gestito questo problema. Nel 1978 il governo italiano mi ha designato direttore generale della Commissione per gli affari economici.
Il commissario era Ortolì. A un certo punto vado a parlare in preparazione con Ortolì e Ortolì mi disse che voleva dare le competenze monetarie al tedesco, che era il vice direttore generale. L'altro vice direttore era francese. E a un certo punto concordammo, dopo una discussione sull'opportunità di farlo, dicendo che secondo me sbagliava, decidemmo che avremmo dato la delega al vice direttore tedesco, perché chiaramente il commissario capo poteva avere questo tipo di influenza, però la delega l'avrei data io, perché così se le cose non andavano bene avevo il potere di revocarla. Ci lasciamo dopo il colloquio e dopo l'accordo e Ortolì fece un comunicato in cui dava la delega, cioè manco era iniziato il nostro rapporto che già io mi trovavo in difficoltà. Mi consultai con Carli e Carli disse: dia le dimissioni. Diedi le dimissioni e subentrò un italiano che accettò, permettetemi di non fare il nome perché è defunto, che accettò quello che io avevo rifiutato per difendere gli interessi del paese. Grazie. E adesso vediamo com'è questo piano B.